L'acceleratore lineare a Lecce è ormai una realtà. Quando è che arriverà? Ormai siamo questione di non più di settimane o mesi, ma questione di giorni. L'acceleratore materialmente arriva il 15 di questo mese, era previsto per il 12, però prenotazione di gru, perché si tratta di un macchinario abbastanza pesante, hanno fatto slittare di un paio di giorni. Sono stato personalmente qualche ora fa a verificare lo stato del cantiere, l'avevo fatto anche 2 settimane fa, i lavori procedono spediti, da questo punto di spediti e rumorosi. Da questo punto di vista un ringraziamento per lo stoicismo dei pazienti che convivono in radioterapia con i trattamenti ordinari di cura per malattie gravi e con il rumore e il disagio di ben 2 cantieri, quello dell'acceleratore lineare e quello del TAC simulatore, che è un complemento tecnologico della nuova macchina. L'equipa anche pronta? L'equipa anche è pronta fisicamente, ma soprattutto è pronta dal punto di vista motivazionale, quindi non vedo l'ora di mettere le mani e cominciare a lavorare con questo macchinario che, ripetiamo, è di alta gamma ed è una cosa unica a sud di Roma. Pochi esemplari di questo tipo ce ne stanno in Italia. Quindi è anche uno strumento di crescita professionale per gli stessi operatori, oltre che uno strumento di cura importante per i malati.